adesso le nostre preoccupazioni sono quelle che ci hanno portato i lavoratori in consiglio comunale direttamente, gli abbiamo dato la parola e gli abbiamo fatto esprimere le preoccupazioni delle famiglie, le preoccupazioni nei confronti dell'azienda che non si sente, le preoccupazioni nei confronti di un territorio che indubbiamente sarà più povero. È stata inferta una grave ferita alla società del nostro territorio e dobbiamo risargirla, dobbiamo far sì che la ferita si risargisca, questo attraverso una veloce risoluzione dei problemi di carattere procedurale da parte dell'Agenzia del Farmaco, attraverso una sollecitudine sempre maggiore delle istituzioni, a cominciare dai comuni ma soprattutto a livello locale, regionale e nazionale. C'erano presenti oggi i parlamentari delle diverse forze politiche e una grossa rappresentanza dei lavoratori e infine la capacità di affrontare tutti la solidarietà e la sollecitudine nei confronti di un caso che non è circoscritto a coloro che lo subiscono ma è un problema di tutti. Ecco, questo uno spirito di vera solidarietà non solo affettiva ma effettiva, capacità di muovere le persone, le coscienze e anche le istituzioni, ci proponiamo di fare e ognuno nel suo livello. Il livello di un amministratore comunale è un livello semplice ma al tempo stesso concreto. Con questa concretezza noi poniamo il problema e chiediamo altrettanta concretezza alle istituzioni, alla società e assolutamente all'impresa, la concretezza di una realtà che si fa e si rende responsabile di ciò che è chiamata a fare, il proprio dovere.